Personalmente faccio il maestro di sci, quindi per me è perdere totalmente. E allora noi stiamo parlando di risparmi da quello che abbiamo messo da parte luglio-agosto. Per un conto è quell'obiettivo di dire ok, riapro Natale, 10-15 giorni, vado a parare un po'. Ora si parla di riaprire addirittura dopo Natale, però chi ha i soldi magari appunto e non vuole rinunciare allo sci, andrà in Svizzera, andrà in Austria. E noi rimaniamo così. Assolutamente non sono paragonabili le folle estive sulle spiagge piuttosto che nelle discoteche alle piste di sci. Dobbiamo assolutamente suddividere i due piani, perché noi sappiamo, noi che lavoriamo in questa zona e nel turismo, sappiamo che nelle vacanze di Natale normalmente si fa una media della metà degli incassi e del lavoro di tutta la stagione, per cui perdere la stagione, il periodo natalizio, per noi sarebbe veramente un grosso problema. Speriamo ancora di avere un margine per trattare questa posizione. Capodanno per noi è importantissimo, per esempio. Quest'anno senza quello, senza tutto l'indotto che porta allo sci, per cui anche i maestri, anche la gente che viene da fuori a fare le stagioni, comunque sono clienti dei locali, sarà difficile, molto difficile. Tu comunque sei già chiuso? Io sono chiuso da fine ottobre. Lo sport dello sci è uno sport che credo che sia lo sport più sicuro in assoluto, tra virgolette, rispetto al Covid. Nel centro di Bardonecchia magari c'è assembramento, però le piste sono chiuse. Cioè, magari con le piste aperte la gente di giorno, come è successo quest'estate, dove non ci sono stati tanti casi, per quale motivo? Perché la montagna ti permette di spostarti, muoverti sulle seggiovie. A maggior ragione si prende aria, quindi secondo me anche sulle seggiovie non dovrebbero esserci problemi. Stiamo in quattro. Che avete attivato i carni sparaneve? Abbiamo cominciato a fare neve prima di tutto perché le temperature si sono abbassate e che ci hanno quindi permesso di poter iniziare a produrre la neve programmata. E lo facciamo perché comunque, al di là di quello che capiterà, non vogliamo farci cogliere impreparati. Cioè, stiamo cercando di sfruttare al meglio le finestre di freddo che ci sono in questi giorni e poi speriamo di poter anche aprire gli impianti. Ma voi ci sperate ancora? Beh, diciamo che sì, la speranza di poterli aprire c'è, vediamo quali saranno le nuove disposizioni governative, se potremo aprirle già da Natale oppure se dovremo aspettare i primi di gennaio. Quante persone impiegate qui? Circa 220 persone tra le varie attività che abbiamo. Dobbiamo riaprire per i primi di dicembre, ma a quanto pare non riapriremo e aspetteremo un nuovo decreto. Tu hai un contratto? Io ho un contratto a tempo determinato. Determinato? Ormai, sì, ormai sono fissa da 4 anni, lavoro qui. Quindi non hai timore per il posto di lavoro? Ni, nel senso che i miei superiori mi hanno già contattato, mi hanno già detto che i primi di dicembre non riusciremo ad aprire. Aspetteremo appunto verso il 20-22 a vedere se si sblocca qualcosa per Natale, perché richieste ne abbiamo. Bisogna stare attenti, mascherine, ingressi contingentati, quant'altro, ma è aperto. Non puoi far morire un paese. Cioè, per lei che così vuol dire farlo morire. Spero che ci sia un margine per poter fare qualcosa. Si può trattare? Io me lo auguro, io vorrei trattare e penso proprio che sia doveroso trattare.